di Gio 3 e 8 per essere prima Gio l'abbiamo anticipato con Fosca, c'è una persona che non sta tanto bene, appena giustificata dal fatto che abbia 11 anni. Ciao Matteo, benvenuto su DJ. Ciao, ciao Matteo, senti, tu hai un rimedio contro il caldo, giusto? Non tanto, perché prima così stavo giocando, sì. E ho provato a dire sono le 15 e probabilmente mi è venuto il fresco. Cioè tu hai detto in cameretta tua, ma avevi la finestra aperta? Sì. Ah, ok. È probabile che aprendo la finestra ci sia un po' di venticello. Però no, non è quello, che quando dicevo sono le 15 dopo un secondo, sto sembrava che faceva quando la mia diceva, quando mi dicevano lì, difatti, sì, si sentiva il venticello, però ho notato che all'inizio quando stavo, all'inizio le prime volte, sì, sì. Allora, diciamo, lo sentivo, come dire, un po' di più, sì, in questo. Sì. Ok. Poi si è sempre lamentato di più, adesso non so se funziona, ecco, adesso mi è venuta un'altra metà d'aria, però... Perché, allora aspetta, facciamo questa prova. Anche se sono in questo momento le 15.09, prova a dire sono le 15 e poi ci dici se arriva il venticello, vai! Vediamo, adesso mi sdraio. Dai, sì, no, bisogna fare il dritto come si deve. Sono le 15! Ecco, un venticello fresco si sente. Cioè, l'hai visto? Lento, ecco, un po'. Un po' così. Matteo, ma scusami, da quanto tempo fai questa cosa? Da quando mi sono detto le 15! Veramente? Quindi sono 10 minuti che stai prendendo un sacco d'aria! Bravo! Ma come, cioè così all'improvviso è venuta fuori sta cosa e... neanche noi! Allora Matteo, facciamo così. Ogni giorno, visto che saremo in onda tutti i giorni, alle 15 ci sentiamo. Ok. Così diamo un po' di venticello fresco anche a chi ascolta, va bene? Puoi fare questa cosa anche per gli altri, cioè puoi dare del beneficio anche agli altri. Se loro lo fanno anche io, se volete vi dico anche in che posizione l'ho fatto. Certo, è per forza, altrimenti. Sentirà strano, ma dovete svegliarvi in tande e carrozziera. Sì? Sapete come piegarsi, però come sedersi, ecco. Ah, le gambe, ok, sì. Beppo, finire però mettere le gambe all'aria. Ok. E finire così fino a che... E quando ci dice sono le 15 dovrebbe venire il venticello. Ok, perfetto. Devi essere sotto una parte coperta perché se sei ovviamente sotto un armadio... Mi sembra impossibile. Tanto comodo. Perfetto, allora Matteo ci sentiamo domani per gli aggiornamenti alle 3 sul 25. Ok, ciao. Dicevo una cosa, papi. Sì. Perché io è dall'inizio che voi date il primo per l'estate, sì. Che cercavo di prendere la digital bag, infatti se leggete avete ricevuto mille cose dal telefono di mio padre. Continua a stare con noi quest'estate, sicuramente ti arriverà poi a casa. Va bene Matteo? Ciao Matteo! A domani! Buon venticello, ciao!